Il corpo e il sangue di Cristo sono il viatico che ci aiuta a non disgregarci, a non perdere la nostra dignità cristiana, a non svilirci, a preservarci dalla corruzione. Così Papa Francesco nell'omelia della messa celebrata sul sagrato della Basilica di San Giovanni in Laterano nella solennità del Corpus Domini. Noi ci disgreghiamo, ha spiegato il Papa, quando non siamo docili alla parola del Signore, quando non viviamo la fraternità tra noi, quando gareggiamo per occupare i primi posti, quando non troviamo il coraggio di testimoniare la carità o di offrire speranza. L'Eucaristia ci salva da questa disgregazione. Il Cristo presente in mezzo a noi nel segno del pane e del vino, ha aggiunto Papa Francesco, esige che la forza dell'amore superi ogni lacerazione e al tempo stesso che diventi comunione con il povero. Che cosa significa oggi per noi svilirci, ossia annacquare la nostra dignità cristiana? Significa lasciarci intaccare dalle idolatrie del nostro tempo, l'apparire, il consumare, l'io al centro di tutto, ma anche l'essere competitivi, l'arroganza come atteggiamento vincente, il non dover mai ammettere di avere sbagliato o di avere bisogno. Tutto questo ci svilisce, ci rende cristiani mediocri, tiepidi, insipidi, pagani. Ma Gesù ha versato il suo sangue come prezzo e come lavacro, ha detto il Papa, che ha atteso poi l'arrivo della processione con il Santissimo all'interno della Basilica di Santa Maria Maggiore, prima di impartire la benedizione solenne. E il sangue di Cristo ci libererà dalla corruzione, perché l'Eucaristia non è un premio per i buoni, ma è la forza per i deboli, per i peccatori. È il perdono, è il viatico che ci aiuta ad andare, a camminare.